Planococcus ficus è un pericoloso fitofago presente nei nostri vigneti. Nelle regioni meridionali svolge almeno 4 generazioni all'anno. Le femmine fecondate svernano nelle piccole depressioni della corteccia e in primavera iniziano la deposizione dei caratteristici ovisacchi, contenenti alcune centinaia di uova giallastre. Al germogliamento, le neanidi si portano sulle foglie colonizzando soprattutto la pagina inferiore. Una seconda generazione ha luogo in luglio. Gli stadi giovanili invadono progressivamente germogli e grappoli, insediandosi sul rachide di questi. Verso la fine di agosto si manifesta una terza generazione a cui sono dovuti danni maggiori. In autunno, generalmente dopo la vendemmia, le popolazioni della cocciniglia si portano sotto il ritidoma per svernare. In caso di andamento climatico favorevole, si ha sviluppo di popolazioni sulle foglie in tardo autunno. Le pululazioni delle cocciniglie farinose sono influenzate da fattori microclimatici, poca luce, scarsa reazione ed elevata umidità, dalla tecnica colturale, concimazioni azotate elevate e fitta vegetazione, e dalla pressione esercitata dagli agrofarmaci sulle popolazioni dei loro antagonisti naturali. Oltre ai danni diretti dovuti alla suzione della linfa dalla pianta ospite, la cocciniglia farinosa risulta particolarmente dannosa per l'elevata produzione di melata, nonché lo sviluppo di fumaggini che riducono di molto il potenziale fotosintetico della pianta e che nei casi più gravi danno luogo a una caduta anticipata delle foglie. Particolarmente danneggiata può risultare la produzione di uva da tavola. Con forti attacchi si ha un indebolimento della pianta e devitalizzazione degli speroni. La colonizzazione di individui nei grappoli, destinata sia alla tavola che alla vinificazione, ne compromette le caratteristiche organolettiche, con riflessi nefasti anche sui vini. Spesso l'agricoltore nota l'infestazione e la comparsa di melata sulla pianta, ma in una fase talvolta assai avanzata della stagione e con possibili ripercussioni alla vendemmia. Ricordiamo inoltre che è possibile intraprendere contro Planococcus ficus una lotta biologica attraverso l'introduzione in vigneto di antagonisti naturali come Cryptolemus montruzieri, Anagyrus pseudococci ed Exocomus quadripustulatus. Per la lotta e la prevenzione, Agriman consiglia le migliori soluzioni. Planotrap, una trappola di facile applicazione, la cui parte interna è comparsa di colla per la cattura dei soli adulti di sesso maschile. Checkmate, un dispenser di feromoni per il controllo del Planococcus ficus tramite confusione sessuale. Facile utilizzo e ammesso in bio. Infine Movento, un rivoluzionario insetticida perché agisce sugli stadi giovanili degli insetti impedendone la muta ed è selettivo nei confronti dei principali artropodi utili. Aiutaci a crescere, lasciaci un like, condividi questo video o visita il nostro sito per scoprire le soluzioni consigliate dai nostri tecnici.